Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Mirko Licia e bentornati sul nostro canale. Oggi faremo la challenge che vi piace tantissimo. Al mio portafoglio piace un po' meno. Vabbè, vediamo il lato positivo, almeno ci rifacciamo il guardaroba. Esatto, perché siamo partiti con 3 maglie a testa, ragazzi. È vero, quindi perché direi, sapevamo di fare questa challenge. Direi che ci serve. La challenge, come avrete letto dal titolo, è chi spende di più a New York. Adesso andremo quindi ad Harlem, dove ci sono delle cose belle ma che costano un po' meno rispetto a Manhattan. E è un po' pericoloso, però è bellissimo, ragazzi, è molto caratteristico, quindi noi andremo lì perché è caratteristico. Ciao. Nei ristoranti o comunque nei coffee americani ti portano sempre l'acqua, anche se tu non la chiedi. Infatti se tu non ordini niente da bere ma mangi soltanto, in realtà loro ti riempiono l'acqua ogni volta che tu la finisci, anche il caffè te lo riempiono ogni volta che tu finisci di berlo. Questa cosa mi piace un sacco. È vero, ieri stavo bevendo, a un certo punto mi sono visto il bicchiere sparire e me l'hanno portato pieno. Ragazzi, io qui veramente vi giuro che vado fuori di testa. Io qua veramente perdo lo stipendio. Raga, io non so se si sente, ma qui la musica, come potete aver intuito, ne abusano tantissimo. Piace? È piccola, no, non la voglio, è troppo piccola. Quanto vengono quelli? Vediamo. $65, attenzione ragazzi. Belli, devi provarli, lo sai, vero? Ha deciso che li prende. Raga, me li prendo. Ragazzi, sto per spendere $170 per non questo. Non lo sai per fare davvero. Guardate. Sono veramente belle queste. Guardate Mirko cosa sta per provare, ragazzi. Guardate che elastiche. Guardate com'è felice. Io bisogna vedere se mi va. Ti piacciono? Ragazzi, mi sa che anche questa volta la challenge chi spende di più la vince Mirko. Oh, 170 dollari più dei pantaloni, che quanto ho pagato? Allora, non li ho ancora pagati, però i pantaloni costavano $65 forse. 65 più la maglia, quanto? $98. No dai, mi sei serio? Questo uomo mi fa impazzire. Arrivano i pantaloni. È in procinto di spendere altri denari. Oggi siamo poveri, oggi diventiamo poveri, vero Mirko? No dai Mirko, sei serio? Beh, quanto costano? Non lo puoi sapere. No, dimmi quanto costa. No, fammelo. $90. Sono bellissimi. Ragazzi, mi sa che la perdo questa. No, la perdi tu. Chi spende di più perde o vince? Vince, scusami. Poi, allora io perdo. Poi domani facciamo quella. Chi vinco spende io. Di meno vince. No, li vinco, perché dopo che ho speso così tanto poi domani mi terrò. Io ti asfalto, spendo tanti di quei soldi. Ma, che ammetti, non sono spettacolo. Ma questi te li rubo 100%. Certo. Grazie amore. Grazie amore. Mi piace quando usi le cose carine. Ah, ragazzi, non ci credo, Alice sta per spendere i suoi primi soldi. Questi pantaloni Nike. No, perché so che mi stanno e bene. E questa jacket felped sempre ma Nike. Ma posso andare invece così? Amore, questa qua è più bella, fidati. Hai tanto prendo questa, te lo dico. Allora mi vuoi battere? No, mi piace, questa mi piace. Guarda quella che bella per te. No, non mi piace. Voglio questa. Vuole quella. Incinta. No, stai bene. Allora Mirko sta facendo l'ultima pazzia. Raga, l'ultima, perché poi basta, gli taglio i conti. Raga, io mi sento male. Però non ho potuto fare a meno che prendere questa. Non li ha ancora presi, ma comunque $85 e altri $85, ragazzi. Tanta roba. Ragazzi, come se non bastasse, dopo queste due, anzi tre, perché quella è nostra, dopo queste tre buste piene, Alice sta provando queste scarpe perché vuole battermi. Raga, sono bellissime. Raga, veramente belle. Qua ci sono delle cose senza senso. No, assurde, che da noi non ci sono. Sono troppo belle. Ma poi ti stanno benissimo. Vaga. Ragazzi, siamo sul pullman direzione casa, dove vi faremo vedere tutti i nostri acquisti. Secondo te chi ha vinto? Secondo me ha vinto lui, ragazzi. Guarda, io onestamente all'inizio pensavo di vincere, ma mi sa che poi verso ma la stai fine. Però c'è da dire una cosa: lei voleva prendere delle scarpe che le andavano strette. E alla fine non le ho prese perché mi andavano strette. Un piede mi stava stretto, l'altro no. Quindi questo va a mio favore. Piero, no? Di aver speso tutti questi soldi. Ragazzi, secondo me la vittoria è scontata. Non è secondo te, è anche secondo me. Aspetta un attimo, aspetta. Senti l'odore di vittoria? Allora, io adesso a casaccio prenderò una cosa a caso qua dietro e dirò quanti dollari abbiamo speso. Alla fine faremo il totale e chi ha speso di più, come sempre, vincerà. Inizio. Ho preso questa. È abbastanza ruvida, dovrebbe essere i miei pantaloni. Eccoli! Eccoli i miei pantaloni!
ragazzi, questi qua sono dei pantaloni veramente belli, come fa il diario del russo, no? Che prende le cose e fa Nike, logo della Nike, lacci blu, 54 euro. Questi qua, ragazzi, sono costati la bellezza di, attenzione, 120 dollari. Tanto l'ho pagato. Schifo che fai. 120 dollari, guardate che belli che sono. Pezzo di schifo. Oh, sono partito subito pesante. Però, raga, le altre cose l'ho pagate di meno, eh. Vergognoso. Ma falli vedere bene, si vedono bene, Lorenzo. 120 dollari un pantalone. Ma perché sono belli. Giustamente dicono, ma tu sei pazzo. Io non sono pazzo. No, sei pazzo. Io non sono pazzo. Guardate questi che belli qua. Eccoli qua, ragazzi, sono bellissimi. Sono uguali ai miei, però questi qua sono più belli perché sono molto lei, più belli. E hanno sono grigi. Sia la cerniera. Guardate qua. Bella, così puoi metterci dentro. Ma che figo! Tipo le cose. Ma è lunga. Sì. E qua invece la tasca normale, la saccoccia. Ah, raga, sono Nike. E Nike. Li ho pagati 75 dollari. 75 dollari. Vorrei ringraziare che grazie a me che ho speso di meno. A fine mese mangiamo. Vado di nuovo a destra, qua. Questa roba qua. No, hai preso la mia. Ho preso di nuovo quella di Alice, ma dai. Guardate che bella sarebbe abbinata al pantalone che abbiamo appena fatto vedere. Raga, vi dico una cosa, questa è tanta roba. Gliela ruberò certe volte. No, no, no. Sì, sì, no, sì. E tanto la vedranno nei video. 80 dollari, ragazzi. Anche questa Nike. La cosa bella è che ha tipo la tasca qui. E poi anche la tasca con la cerniera. E poi la tasca delle noccioline, anche qua. No, oddio. 80. Per ora stai vincendo tu, baby. Ah, ho preso la mia, non ci ma credo. Ma dai, hai visto che c'erano i fiori? Questa è bella, raga. Ragazzi, felpa della Nike, stai ben 60 dollari. Dai, troppo. Questa qua al mercato con troppo. 5 dollari la compro. Stai zitto, che è la cosa più bella che ho preso da quando sono nata. No, la cosa più bella che hai preso da quando sei nata sono io. Ma, per favore, va. Vai, tocca a te. Mi stai stracciando. Ragazzi, questa qui è stato un tocco di classe. Adesso vi faccio vedere il voglio perché. Voglio piangere. Perché il mio amico Lorenzo, mentre io ero qua a casa sfigato a montare il collegio, è andato a fare shopping ed è venuto a casa con questa felpa. Al che io l'ho vista e ho detto: no, Lorenzo, quella la devo prendere immediatamente anche io. E si dà il caso, ragazzi, che questa felpa è al 50% di sconto. Quindi il prezzo che c'è scritto qua, 78 dollari, diviso 2, 39,50 dollari. Guardate, della Timberlands, bellissima, col cappuccio, cioè veramente meraviglioso. Che bella, guarda. Raga, c'è Lorenzo dietro che sta facendo così, beh. Allora, è felpatosa sotto, poi qua sotto c'è tipo questo bordino sì, nero. Okay. Piccola parentesi, abbiamo comprato tutte queste cose ad Harlem, che è un quartiere un po' più povero qui a New York, dove ci sono un sacco di sconti. Io voglio pescare i tuoi pantaloni gialli e li pescherò, sono questi. Mamma mia! Raga, ve lo giuro, appena li ho visti comprarli. Mi ha detto, Ali, scusa, ma devo. Sono belli in effetti, mi piace anche il taschino dietro. Bellissimo. Cioè, guardate, dietro c'è un taschino profondo, quindi ci sta un bel sacchetto di noccioline. Sì, ma non ci metto le noccioline, poi quando mi siedo. Poi guardate qua, c'è lo stemma della Jordan. La cosa figa è proprio il fatto che sia proprio un pezzo di stoffa attaccato soltanto dalle due estremità. E poi qua dentro puoi ficcarci il dito, vedete? Per quello l'ho comprati. I pantaloni costano la bellezza di Ah, 90. Questo fa male. Fanno male. Io ho speso più di pantaloni che di maglie. Tocca a te. Lorenzo, placati, perché c'è Lorenzo che sta piangendo. Ragazzi, piangerete anche voi, io ve lo dico, perché queste scarpe qua sono veramente belle. In Italia, ahimè, purtroppo ce le sogniamo. Tirale fuori tu, perché io no, già, ragazzi, non ce la faccio, cioè, vi sono... giuro che sono spettacolari, secondo me. Okay. Vado. Boh, ciao. Ho già vinto. Dai. Cioè, qua ci sono le sigle della Nike, i cuori. Qua c'è lo stemma della Nike. No, è spettacolare. Me le fai usare l'unica volta che saranno profumate. Ok. Questo sarà un lontano ricordo. Queste le ho pagate tanto, raga. Queste le ho pagate tanto. Le ha pagate 170 dollari. Questa è una bastonata, raga. 170 dollari. Però io spero che le userei per i prossimi 10 anni. Ragazzi, allora ci siamo fermati in una bancarella e voi direte: ah, quindi quelli sono tutti di Alice. Li abbiamo pagati un dollaro l'uno. No, non sono tutti di Alice, ragazzi. Perché Mirko ha dovuto fare schifo pure in questa situazione. I miei sono questi tre: la super chicca, quella rossa, lo stemma di Starbucks, i donuts. Io ho preso Pikachu, questo qua della Nike, questo della Nike rotondo, questo qui Supreme, taroccatissimo chiaramente. Poi ho preso questo qua Adidas, perché io ho molte cose Adidas. Poi ho preso questo qua per 2R di Midoriya. Midoriya Izuku.
Quindi 6 euro per me e 3 euro per Alice. Eccolo qua, Mirko ha comprato un cappellino della Jordan per 30 dollari. Che è costato 30 dollari. 30 dollari per me, ragazzi. Andiamo avanti. Questi pantaloni a Lorenzo e ad Alice fanno schifo. Guardate, con il logo Nike qua li ho pagati 65 dollari. Presi e buttati nel gabinetto tirata l'acqua. Ultimo capo di abbigliamento, la mia felpa preferita. Perché è rimasta qui per ultimo? È una felpa. Ci ha speso solo Mirko, vi siete resi conto? Questo il simbolo gigantesco della Nike. Poi ha questi due lacci e attenzione, questa scritta dietro. Scusate, cioè, non vorrei dire. Questa l'hai pagato 85 dollari. Bene, che devo dire che mi ha reso molto felice fare questo shopping. Madonna, hai speso tantissimo. Però, raga, ho speso tanto. Io ho speso 218 dollari. Ok, ragazzi, momento critico. Hai sbagliato, Ali. Nome. 605 dollari. Sono in tasca, con 605,5 dollari a 218 ho vinto questa fantastica sfida, ragazzi. Vantati. Comunque poi domani o in questi giorni faremo chi spende di meno e sicuramente vincerò anche quella io, perché mi sentirò talmente in colpa per questa che ho speso così tanto che domani veramente mangerò le noccioline, berrò dalle pozzanghere e berrò l'acqua con la cannuccia dalle pozzanghere, così. Allora, ragazzi, scrivete nei commenti quali sono i vostri capi preferiti e perché proprio questa bellissima felpa. Lasciate tanti commenti, scrivete qual è la vostra marca preferita. Se il video vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao! Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto lascia un commento e iscriviti al canale. Le giornate la coppia che scoppia. Sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.